Molta gente si è lamentata del fatto che ci sono le biciclette che sfrecciano ad una velocità abbastanza sostenuta, specialmente in centro storico. L'ho notato anche lei? Sì, certo, purtroppo. C'è qualcuno che considera il corso una pista ciclabile, ma è uno spazio prevalentemente pedonale, quindi in qualche modo bisogna, chi va in bicicletta per il corso deve soprattutto rispettare i pedoni. In certe città, ad esempio Pesaro o Senigallia, hanno messo in certe zone il divieto di transito alle biciclette, altrimenti ci sono delle multe. Purtroppo fanno e fanno, però poi come sempre la regola è chi fa rispettare le regole, cioè tu puoi anche dire che evitiamo, le biciclette possono essere portate solo a mano dalle 6 alle 8, no? O l'ora dello shopping, però poi se non c'è nessuno che fa rispettare le regole diventa una presa in giro doppia, ecco. Bisognerebbe controllare la velocità delle bici, soprattutto perché ci sono bimbi e quindi magari si rischia di creare spiacevoli incidenti, però è un problema nazionale perché anche a Milano. Anche da voi a Milano? Sì, anche a Milano, bici, monopattini e quant'altro. Ci sono delle zone che metterebbe a transito limitato anche per le biciclette? Sì, probabilmente sì, oppure creare delle zone apposite per la circolazione delle biciclette. A Milano ci sono delle piste ciclabili con a fianco il marciapiede per i pedoni, non sempre realizzabile perché gli spazi cittadini non sempre lo consentono, però credo che ci sia, al di là del limite di velocità, il buon senso della persona che deve prevalere. Girare per dover guardare ovunque da dove arrivano le bici potrebbe essere scomodo, soprattutto per gli anziani, penso. Quindi magari qualche pista ciclabile in più, poi separata soprattutto dall'area pedonale, perché ho visto che spesso le bici passano dove ci sono aree proprio pedonali. Ascolti, lei di dov'è? Di Milano. Sì, lì abbiamo un po' più di piste ciclabili, non così tante rispetto a qui, però un po' più controllato effettivamente. Sì, abbiamo delle aree dove non si può passare, sono proprio sbarrate, quindi non si riesce a passare con la bici. Le biciclette, sì, molte volte vanno forte e via dicendo, ma anche i pedonali, quelli che vanno a piedi, non c'hanno un occhio nemmeno. Un riguardo da entrambe le parti. Sì, brava, brava, sì. Va un pochino regolata la velocità, poi non mi è sembrato così eccessivo, cioè non ho visto gente fare cose pericolose. Effettivamente in un centro storico magari uno dovrebbe limitare, insomma, la velocità. Penso che basterebbe un po' di educazione da entrambe le parti, non c'è bisogno di nessuna regola fondamentalmente. Quindi tutto dipende dalla persona? Dalla persona, esattamente. Lei metterebbe dei divieti, degli orari di limitazione? Limitazione, ma l'illimitazione non esiste, no? Perché quando c'è una limitazione tanto tutti vanno in bicicletta, veloci o non veloci. È meglio di dire che è una parte pedonale e non vanno in bicicletta.